ovvero in questo caso lo strumento di un'organizzazione che ha provato a fornire e a raccontare una storia che per la mia organizzazione è anche una storia della vertenza, con un coinvolgimento profondo, direi. Qui ci sono alcuni dei rappresentanti di questa vertenza, la chiamo così. Tra l'altro questa giornata è stata organizzata con la CGL Abruzzo e Molise, di cui c'è appunto la segretaria confederale. Insomma, però noi non volevamo soltanto, lo dico, fare memoria, che è comunque importante. Tra l'altro nel libro, se avete visto, nella parte finale ci sono anche documenti ufficiali delle camere del lavoro, e non solo delle camere del lavoro, ci sono anche delle foto, devo dire, di circa una trentina d'anni fa, guardo Mimì perché mi ha colpito, però non l'avevo fatto per sollecitare, come dire, la vanità di qualcuno, l'ho fatto perché pensiamo che sia utile, anche con i documenti che abbiamo contribuito a costruire con l'iniziativa sindacale, raccontare questa storia molto bella del contributo che la CGL ha dato in una vertenza che, come veniva detto, non era né scontata per interesse all'interno dell'organizzazione, penso quella più larga, tra l'altro in una fase probabilmente in cui anche la nostra organizzazione era guidata da altri interessi, con una direzione molto industrialista, chiamiamola così. Dico sommessamente che le cose sono un po' cambiate, ma bisogna continuare, come si dice in sindacalese, a fare degli sforzi, ecco, nella direzione di costruire anche un cambiamento. E quindi c'è un elemento sicuramente importantissimo della memoria storica, c'è il racconto della vertenza, c'è una vertenza che poi riesce a fare una cosa straordinaria, secondo me, perché io poi lascio a tutti appunto la lettura del libro, ma c'è una cosa che io voglio segnalare: riesce anche a influenzare il dibattito e la discussione della CGL nazionale. Lo fa nella conferenza di Chianciano, con le dichiarazioni di Bruno Trentin, ma lo fa soprattutto nella discussione, nel dibattito all'interno del congresso. E una delle tesi che riporto nella mia prefazione la vorrei leggere. Perché la leggo? Perché è di una straordinaria, siamo ovviamente qua nel 1989, dovrebbe essere 89-90, quindi quanti sono passati? 30 anni. Congresso della CGL, segretario Trentin, una delle tesi congressuali recita: la CGL ritiene che l'adozione del vincolo ambientale e la tutela della salute concorrono a definire l'identità di un sindacato generale dei diritti e della solidarietà. Questo significa perseguire uno sviluppo sostenibile, sostituendo all'attuazione del modello dissipatorio un nuovo e più coerente modello basato sulla conservazione delle risorse non rinnovabili e sul riequilibrio tra esigenze produttive e salvaguardia ambientale. Allora, perché faccio questo passaggio? Perché io penso che non soltanto cogliere ovviamente quello che è anche, diciamolo con grande chiarezza, il portato di un intellettuale, oltre che di un grande sindacalista che fu Bruno Trentin, il fatto che, come dire, in tempi non sospetti, direi, il tema dello sviluppo sostenibile e del rapporto tra lavoro e ambiente si è provato ad affrontare in modalità diversa. Poi dirò qualcosa su quello che è accaduto dopo, perché e il fatto che comunque su questo versante, questo tema, questi temi, rapporto cioè tra la tutela dell'ambiente, la costruzione di una dinamica di equilibrio tra lavoro e ambiente, sia ancora oggi, forse ancora di più oggi, uno dei grandi temi che attraversa il dibattito dell'organizzazione, non solo per i casi noti, i dintorni, ma perché noi pensiamo
che se dobbiamo guardare non solo al tempo che fa fuori, veniva ricordato appunto questa le temperature che ci danno anche molto plasticamente l'idea che siamo una grande, all'interno di una transizione ambientale molto consistente, ma se noi dobbiamo individuare quali traiettorie oggi di sviluppo e di elaborazione la nostra organizzazione deve mettere in campo e quindi tradurre anche sul versante sindacale, noi ne vediamo due. La prima è sicuramente il tema dell'innovazione, della digitalizzazione, che avrà effetti molto pesanti sul versante del lavoro, vista già molto. Ma la seconda è la transizione ambientale, che ben più e in modo più profondo, se guardo al nostro punto di vista, quindi al lavoro e ai modelli produttivi, modificherà e cambierà lavoro, economia, stili di vita nei prossimi anni. Questo primo passaggio che faccio, proprio perché io penso che alle cose vada dato un seguito, cioè è interessante che noi oggi discutiamo del libro, di questo, diciamo, di questo contributo che Luigi Piccioni ci dà nella ricostruzione della vertenza, ma oltre al libro e oltre la bella esperienza che ci racconta, questo io penso debba essere anche l'occasione per costruire in ogni contesto possibile tutti quegli elementi di congiunzione di lavoro che possano consentirci di andare esattamente nella direzione di costruire un maggiore equilibrio e quindi cogliere anche la sfida che ci viene posta. Lo dico perché io in questi mesi, in questo, diciamo, ultimi 12 mesi, complici anche i ragazzi e le ragazze che ci hanno sollecitato e ci hanno ricordato che siamo in una fase di emergenza climatica, quindi chiedono agli adulti di mettere in campo non soltanto delle pacche sulle spalle, delle buone parole, ma politiche concrete. Complice questo anche questa rinnovata, diciamo, sensibilità. Noi siamo attraversati nei messaggi dalla politica alla pubblicità al marketing, da questa sembra grande attenzione sul versante della sostenibilità ambientale, no? Oggi la parola sostenibile è ovunque, però c'è un problema che cogliere e affrontare: l'emergenza climatica, la riconversione ecologica delle produzioni è una grande, grandissima e profonda operazione soprattutto economica e di cambiamento della politica economica. E quindi bisogna essere coerenti. Lo dico di nuovo perché è chiaro che in un contesto tra l'altro molto complesso e molto difficile su questo versante, provare ad accogliere questa sfida significa per noi prima di tutto fare scelte molto concrete. Faccio un esempio, anche qui senza polemica, poi vengo alla questione delle, voglio parlare 5 minuti sulla partita parchi e reinterno. Faccio un esempio molto concreto: dov'è che si raccoglie in qualche modo anche plasticamente il fatto che il nostro paese, per esempio sul versante dell'emergenza climatica, ha raccolto la sfida, mette in campo una pianificazione che modifica in qualche modo il rapporto sul versante energetico nel piano nazionale energia clima? È di notizia di adesso, ma lo dico non perché sono non lo dico con soddisfazione per essere polemica, lo dico perché unitariamente, come CGL e CISL UIL, avevamo detto per esempio che quel piano era assolutamente inadeguato persino rispetto agli obiettivi che si era posta l'Unione Europea. Adesso leggo che il ministro, dopo 12 mesi, 7, anzi 8 mesi di ascolto e dopo aver inviato sostanzialmente il PNIEC così com'era, ci dice che non è adeguato e quindi va cambiato. Non lo dico perché voglio rivendicare una qualche ragione,
Lo dico perché forse, proprio perché il raccogliere le sfide significa partire dall'ascolto, provare a misurarsi anche con, diciamo così, grandi obiettivi, questo per esempio è uno di quegli obiettivi all'interno dei quali la partecipazione, l'ascolto delle rappresentanze sarebbe stato molto utile, perché abbiamo perso circa 12 mesi. Poi ce la faremo, rimetteremo in campo, perché questo è anche un paese che su questo versante ha capacità, no? Di cambiare, però abbiamo perso alcuni mesi. Secondo spunto di riflessione, questa vertenza si colloca in un'area che è un'area bellissima, straordinaria, ma molto particolare. Giustamente è particolare purtroppo anche perché è l'area colpita negli ultimi 15 anni due volte da eventi sismici consistenti, quindi questo è l'altro tema. Ma è un'area straordinaria e particolare, come tantissime lo sono in questo paese, perché appartiene a quella a quell'Italia nell'Italia che sono le aree interne. E allora io anche su questo, ringraziando ovviamente Giovanni Cannata per l'ospitalità in questa bellissima sede e per l'orso rosso che apprezzo moltissimo, io voglio recuperare una delle cose che ho detto. Oggi affrontare il tema delle aree interne significa non solamente, e sono assolutamente d'accordo sulla mole di parole e sulla mole anche di carte che bisogna mettere in campo, significa non solamente avere consapevolezza che c'è una parte del nostro paese non che rischia lo spopolamento, vorrei essere più chiara, che già si trova in una condizione di spopolamento per tanta parte di quel territorio, rischiamo che questa desertificazione avanzi. Allora, la strategia nazionale fu una grande intuizione perché, come dire, mise l'attenzione e creò consapevolezza, ma a distanza di tanto tempo, perché ormai appunto sono passati un po' di anni, dobbiamo provare a dire che quella grande intuizione o trova strumenti, elementi e aggiungo anche possibilità di deroghe anche su alcune questioni, perché se il tema è la scuola io devo probabilmente, e quindi garantire servizi, diciamo così, la salute, io devo probabilmente qualche deroga provare a metterla in campo, ma se io non provo a far questo rimane una cosa, una straordinaria intuizione, mi pare che siano 24 o 25 gli APQ chiusi delle 72 aree interne individuate dopo 8 anni, quindi è chiaro che l'emergenza che in questi territori è emergenza sociale oltre che emergenza ambientale, ma è anche emergenza economica, perché c'è bisogno di costruire anche le condizioni del lavoro, non ha questi tempi, tanto più se una parte di questi territori sono anche territori che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016. Cosa fare? Perché poi bisogna anche provare a indicare delle strade. Io penso che c'è un grande tema di ricostruzione di una governance che non può essere così frammentata, perché io capisco, è importantissimo il ruolo degli enti locali, ma questi sono anche i territori che hanno tanti enti locali, piccoli e piccolissimi, e spesso anche con interessi, come dire, contrapposti. Allora, fare questa grande operazione che è bellissima nella carta, spesso nella pratica non riesce. Dobbiamo trovare una modalità che sia diversa, quantomeno per prendere in carico quelle famose risorse che ci sono, è vero, ci sono, ma non si riescono mai a spendere. Vanno ricostruite le reti sociali, perché se io non riparto dalle reti sociali, probabilmente a prescindere dalla definizione di area interna, ma con una lettura sui bisogni di quei territori, io non ho poi le persone, e
questo è un punto mancante della strategia, perché non ci stava nella originaria idea e intuizione, io devo pensare che accanto alle reti sociali, accanto alla ricostruzione, come dire, di sanità e istruzione, perché di questo stiamo parlando, io provo a mettere in campo anche un'idea di sviluppo economico di quei territori, perché io se no rischio di avere, di non avere il lavoro, e il lavoro è essenziale. E allora l'ultima cosa che voglio dire è esattamente questa. Ora, proprio pensando a questo ultimo elemento, cioè come si fa a ricostruire un'idea di sviluppo, come si fa a ripensare anche alcuni contesti partendo dalla valorizzazione, penso per esempio al parco nazionale, di tutte quelle che possono essere le occasioni e le possibilità che un parco che ha questa antichità, direi, no? E, ma anche questa straordinaria bellezza, ma anche il fatto che si trova a cavallo su più regioni, ma anche il fatto che ci insistono tanti comuni. Insomma, com'è possibile in una situazione di complessità provare anche a costruire qualche elemento che conduca ad un'idea anche di sviluppo del territorio diverso? Noi ci stiamo interrogandoci su questo, perché se non provi anche nella dimensione di un'idea di rappresentanza non diversa ma più larga, che si allarga anche sul versante contrattuale a temi che includono un'idea di contrattazione territoriale inclusiva, come la chiamiamo, e per lo sviluppo, se non provi a mettere in campo, soprattutto in questi territori, in questi ambiti, una piattaforma per lo sviluppo che sociale ed economico, penso che noi tradiamo anche quella grande vertenza e quel grande lavoro che tanti compagni e compagne un po' di anni fa hanno fatto per arrivare all'obiettivo del Parco Nazionale. Quindi non è facile. Non è facile perché ti devi provare a immaginare il futuro, ti devi provare a immaginare il lavoro, e già è complicato, difficile farlo in un contesto in cui probabilmente i lavori cambieranno, sappiamo benissimo quello che accadrà. Ma nello stesso tempo però, se non fai questo, stai in una dimensione di resistenza sostanzialmente di quello che c'è. E io penso che il nostro paese non se lo possa proprio permettere in questa fase. Dobbiamo usare l'intelligenza, la creatività, la partecipazione larga, perché è strumento importante per realizzare delle piattaforme che poi provino a mettere in campo un'idea di sviluppo del territorio. Noi ovviamente poi ci sono tante questioni che riguardano i rapporti anche con le istituzioni, ma noi su questi temi abbiamo anche la necessità forse di rompere alcune ritualità, no? Quindi io per esempio la cosa che ci veniva lanciata da Giovanni Cannata, no, del progetto di provare a costruire, di parlare, la colgo, perché per noi è una cosa importante, esattamente in quest'ottica, esattamente se noi vogliamo dare continuità al lavoro sindacale, saranno le organizzazioni del territorio, però manifesto un interesse anche della CGL nazionale, perché che riguarda in generale il tema dei parchi, su cui forse andrebbe nel nostro paese fatta una riflessione. È vero che c'è stato tutto il dibattito qualche tempo fa, però probabilmente noi abbiamo bisogno su questo anche di implementare la nostra azione e lavorazione. La colgo anche perché, a mio parere, in questa fase dobbiamo provare a mettere in campo tutte i momenti di confronto, ma anche di costruzione, diciamo così, di punti di condivisione. Quindi, e la chiudo, io questa è l'occasione non soltanto per ringraziare chi oggi è qui, per ringraziare l'autore del libro, per ringraziare Mimì d'Aurora, Gianni, che comunque è stato un Gianni di Cesare, che era un dirigente ed è stato un dirigente di quel territorio. Li ringrazio soprattutto perché ci consegnano uno strumento che è ancora oggi straordinariamente attuale. Anzi,
lo è ancora di più, perché sempre di più le sfide che anche come sindacato dobbiamo cogliere incroceranno i due temi. Ora, qualche contraddizione, come ho detto prima, ce l'abbiamo, qualche resistenza continuiamo ad averla, non lo nego, no? Perché oggi affrontare questo tema fa un po' paura. Significa, in un contesto di crisi che tuttora c'è, significa ripensare complessivamente i modelli produttivi, e ci tremano un po' i polsi riflettendo e pensando che cosa significa questo sul versante del lavoro. Credo che sia chiaro a tutti, ma nello stesso tempo io penso che dobbiamo guardare le due facce del problema. Da un lato trovare un modo per tutelare i lavoratori che comunque saranno coinvolti da questa grande transizione, ma dall'altro provare a leggere le nuove opportunità occupazionali che comunque questo processo ci porrà. Grazie.